Al comunale di Villa San Filippo la San Giustese insegue 3 punti per rilanciare la propria corsa ai playoff contro l'ottimo Francavilla, diretto concorrente della formazione rossoblù. Senigalliesi deve rinunciare a Sciba squalificato, mentre il tecnico ospite Rachini deve fare a meno dei 2 centrali di difesa titolari Cafiero e Bosco. Dirige l'incontro Cardella di Torre del Greco. L'avvio è subito piacevole, con ritmi alti da parte di entrambe le squadre. A farsi viva per prima è la formazione abruzzese al quinto. Dopo un bello scambio centrale, Banegas all'altezza della lunetta ci prova col sinistro attento Chiodini, che blocca. Al nono, vibranti proteste dei giocatori ospiti sugli sviluppi di una punizione alla tre quarti per una respinta di Sant'Agata, con un braccio troppo largo a giudizio dei giocatori ospiti, su conclusione ravvicinata di Palumbo al termine di un battiribatti in area. Cardella lascia proseguire. Al decimo è la San Giustese a rendersi pericolosa. Perfetti al termine di una manovra rossoblù trova spazio per rivelare il destro al limite, ma calcia male. Il ritmo cala un po', ma la partita resta divertente ed il Francavilla tenta di prendere in mano le redini del gioco, e sono gli ospiti a spezzare l'equilibrio al 19esimo. Banegas serve Palumbo, che ha il tempo di controllare e poi piazzare il pallone con il sinistro preciso nell'angolino basso di Chiodini, che non ci può arrivare. Lo svantaggio scuote i rossoblù, che reagiscono subito e vanno vicinissimi all'1-1 un minuto più tardi, quando Khedira si infila tra i 2 centrali e viene servito da Cerone sul filo del fuorigioco, ma l'attaccante rossoblù, solo davanti a Spacca, mette al lato. La San Giustese cerca di trovare un varco, ma al 26esimo rischia ancora su una bella giocata di Banegas, che permette a Palumbo di cercare la conclusione per 2 volte di fila, ma la difesa rossoblù ribatte sul ribaltamento di fronte, l'episodio che dà la svolta alla gara. Camillucci inventa un bellaccio per Khedira. Gallo si fa beffare alla velocità dell'attaccante rossoblù, che elude l'uscita di Spacca e poi viene atterrato al portiere abruzzese. Il direttore di gara non ha esitazioni e concede la massima punizione, estraendo anche il rosso diretto tra le proteste dei giallorossi, ma Cardella è irremovibile e così il capitano giallo rosso Palumbo a lasciare il posto al secondo portiere Natale. Dal dischetto Cerone spiazza il nuovo entrato firmando l'1-1. La superiorità numerica infonde altro coraggio alla squadra di Senigalliesi, che ha l'occasione di passare in vantaggio al 33esimo. Ancora Khedira, servito in profondità, brucia sullo scatto centrale di difesa ospite, ma poi calcia su Natale in uscita. Le due formazioni non si risparmiano, senza però riuscire a creare palle gol, e quando sembra tutto pronto per l'intervallo, il Francavilla con Banegas conquista il rigore che le permette di tornare in vantaggio. Sull'out di sinistra il numero 10 riesce a scappare alla guardia di argento e finisce a terra a contatto con il difensore rossoblù. Cardella è ben appostato e non ha dubbi, lo stesso Banegas. Dagli 11 metri calcia forte e centrale, non sbaglia. Al ritorno in campo dopo il riposo, Tizzi resta negli spogliatoi sostituito da Buaca, e la San Giustese spinge subito alla ricerca del 2-2, ci va vicino al 51esimo, quando Cerone serve Khedira in posizione regolare a 2 passi da Natale, ma il numero 9 rossoblù spreca centrando il portiere avversario. L'attaccante di Senigalliesi però è un pericolo costante per la difesa giallorossa, e al 53esimo si infila alle spalle di Gallo, controlla e in area viene messo a terra. Cardella accorda il vantaggio e Pezzotti col piattone infila la porta di Natale, riportando la gara in parità. Incurante dell'uomo in meno, il Francavilla riprende a spingere. Al 59esimo Banegas dalla lunetta prova il sinistro su punizione, la barriera alza in angolo. La San Giustese però gode di ampi spazi e potrebbe passare in vantaggio al 62esimo. Sulla sinistra Sant'Agata riesce a raccogliere un pallone prima che finisca sul fondo e manda in area. Argento arriva in corsa, colpisce al volo, ma spedisce oltre la traversa. Non ci sono momenti di tregua. A metà tempo è il portiere di casa Chiodini che suona la carica, avventurandosi in avanti per rilanciare l'azione della propria squadra dopo aver disinnescato un'azione d'angolo giallorossa. Il Francavilla prova a rifiatare e la San Giustese guadagna metri, costringendo la squadra di Rachini sulla difensiva. Argento avrebbe una palla buona al 74esimo, ma colpisce male. E 2 minuti più tardi arriva la rete che permette alla San Giustese di far suo l'incontro. È il 76esimo e sugli sviluppi di un angolo a destra di Cerone la difesa del Francavilla ribatte. Carta la mette giù ancora per il numero 10, che raccoglie e mette di nuovo in mezzo, trovando la testa di Scognamiglio, che gira bene sotto la traversa. Natale ci arriva, ma non riesce ad evitare che il pallone termini in rete per il 3-2. Il Francavilla non ci sta e si riversa in avanti alla caccia del 3-3, ma all'80esimo Fabrizi, entrato a pochi minuti, sbuca tra 2 difensori su un cross da destra e devia bene, ma trova Chiodini attentissimo. La San Giustese potrebbe mettere al sicuro il risultato a 3 dal termine, ma il colpo di testa di Patrizi finisce al lato di un soffio, costringendo i ragazzi di Senigalliesi a stringere i denti fino al triplice fischio finale di Cardella, che permette ai rossoblù di avvicinare la zona playoff, che ora dista soltanto 1 punto. Ma per me, se poi cambiano i regolamenti, gli arbitri, non lo so, forse c'era il rigore senza espulsione, oppure dai gol non calci il mio portiere, perché ripeto, fino a quel momento la mia squadra
aveva interpretato molto bene la partita, eravamo andati sopra, abbiamo anche creato presupposti per andare sul 2-0. Poi è normale che sia tutt'altra partita. Ci hanno pareggiato e poi comunque nonostante tutto l'inferiorità la mia squadra è ripassata in vantaggio. Certo, poi gestire per 90 minuti 60 minuti l'inferiorità numerica diventa difficile, però ripeto, noi là dietro qualche errore di troppo l'abbiamo fatto e quindi dobbiamo analizzare quello. Io di solito non mi piace parlare degli arbitri, è una partita che secondo me in 11 contro 11 la portavamo a casa, purtroppo questo è accaduto quello che è accaduto e analizziamo un'altra partita. Mister Senigallesi, è stata una partita difficile, combattuta, molto bella, la sua squadra ha riuscito a portare a casa i 3 punti, il vantaggio numerico dopo il rigore a metà del primo tempo vi ha sicuramente in qualche modo favorito. Beh, quello è sottinteso, che il vantaggio numerico ci ha favorito, però fino a quel momento avevamo fatto una buonissima partita, meritavamo di essere in vantaggio, abbiamo creato tante belle occasioni che non abbiamo concretizzato, però la squadra ha fatto bene, ha preparato la partita bene, sono stati sempre comunque lucidi in tutte le situazioni e devo dire che è un premio a tutti loro perché hanno profuso per tutta la settimana, in tutto questo periodo, comunque una serietà, una professionalità altissima. La cosa più importante di oggi è che questa vittoria ci dà ancora la possibilità di goderci questo sogno che è bellissimo. I playoff sono vicini, era uno scontro importante per la posizione in classifica delle due squadre, 3 punti che vi permettono di continuare nel sogno dei playoff, un Francavilla che comunque oggi vi ha dato molto filo a torcere, se lo aspettava così come ho. Francavilla è una squadra fortissima, io credo che davanti sia una delle squadre più forti in assoluto, con delle individualità veramente di altissimo livello. Se pensavate che noi potevamo fare una passeggiata, mi sa che avevate sbagliato campo, magari c'era qualche altra partita da andare a vedere. Ha detto tutto lei, cioè per noi questa vittoria non è importante per il sogno playoff, è importante per continuare ad allenarci, ad impegnarci, cullando un sogno, ma fondamentalmente che ci dà la possibilità dopo 2 anni di continuare a sperare in qualcosa che era insospettabile all'inizio.